Vi servono news, anteprime, approfondimenti, tutorial, segreti e tanto altro del videogame di calcio più amato e giocato in Italia? Benissimo. Food for Fun fa per voi, secondo link in descrizione. Ragazzi, bentornati nella carriera allenatore. Adesso andremo subito a farvi vedere con chi iniziamo e chi riprendiamo. Da FIFA 17, Walk is back. Siamo tornati, ragazzi, con la carriera. Mi raccomando, supportate questo video con tanti pollicioni in su, se vi va, ovviamente. Ditemi i giocatori da comprare o giovani interessanti da poter acquistare nel proseguo della carriera e venite, primo link in descrizione, su Twitch, perché ogni sera o quasi siamo in live sul canale. Lì giochiamo a FIFA, da Foot a Pro Club, tutte le modalità online. Io vi aspetto. Detto questo, ragazzi, cominciamo e andiamoci a prendere il nostro, udite udite, Oronzo Kanà, che ritorna dal vecchio FIFA 17. Non so se vi ricordate, con il Palermo in Serie A abbiamo rischiato di vincere lo scudetto, giocato fino alla fine con la Juventus e la Lazio. Per i vecchi amanti delle carriere, ritorniamo con una squadra di tutto rispetto, una squadra che non ho visto molto sulla piattaforma, su YouTube, i Los Angeles Galaxy. Vi faccio vedere cosa hanno questi Los Angeles, successo in Patria Alta, quindi sono una delle migliori squadre e quindi dovremmo lottare fino in fondo per vincere l'MLS. Successo continentale normale, perché comunque non è una squadra che ambisce a chissà cosa a livello mondiale, però fama del brand è alta, è uno dei migliori marchi a livello americano e statunitense. Finanze, buone finanze, perché 28 milioni di budget per quanto riguarda i trasferimenti non sono male, e crescita giovani è bassa, quindi direi che possiamo proseguire e andare a provare a fare una bellissima stagione con i Galaxy. E partiamo con l'avventura americana di Oronzo Kanà. Mettiamo difficoltà leggenda e tempo durata 5 minuti, valuta euro, e la finestra di mercato attiva, che possiamo già andare a prendere qualche giocatore dal mercato e a fare qualche trattativa importante. Oronzo Kanà si siede in panchina, a sorpresa è stato nominato allenatore dei Los Angeles. Ovviamente si passa dalla Longobarda e dal Palermo ai Los Angeles. Noi siamo gli allenatori del futuro. Eccolo qua, come sempre ci sono gli inviti al torneo precampionato, non rifiutiamo, ma è importante sapere che squadra abbiamo e che cosa possiamo fare. Andiamo nel torneo che ci dà qualcosina in più, che è questo qua, sì, 1.450.000 potenziale premio in denaro, quindi noi andiamo qui, trofeo delle stelle nordamericane, e ci iscriviamo. Vai ragazzi. Ok, la rosa è questa qui, abbiamo la stella Ibra, come vedete lì davanti, poi una rosa non di grosse stelle e non di grossi giocatori, però sono tutti più o meno overall interessante per un campionato MLS, ci può stare. Io direi che Alessandrini, che addirittura è nelle riserve, non è neanche in panchina, di metterlo, però questo modulo a me non entusiasma, quindi per le caratteristiche io anche su Foot gioco con un 4-1-2-1-2 stretto o 4-2-3-1, sono due moduli che mi interessano, mi piacciono di più. Io direi di levare questo Antuna, di mettere Alessandrini lì davanti e poi di lasciare la squadra in questa maniera, magari Letget di metterlo qui a sinistra al posto di Corona, Corona metterlo in panchina per il momento al posto di Carrasco, che è un CDC puro e quindi lì ci serve. Giochiamo con questo modulo 4-1-2-1-2, le tattiche ovviamente io gioco con ripiega proprio come Foot, voglio andare uguale uguale uguale. E andiamo a metterci anche manovra veloce, l'ampiezza la abbassiamo leggermente, qui buttiamo dentro gli angoli un po' di e punizioni un po' di giocatori in più e possiamo partire. Le istruzioni metto anche qui, terzini di restare dietro, la difesa, il CDC di mettere intercettazioni ai passaggi, poi a lui gli metto svaria, dov'è svaria, dovrebbe essere, ah no, ok ok, mi sono un attimo intrigato, e poi Alessandrini e Ibra gli metto
inserisciti alle spalle. Qui ci sono tutti gli osservatori, assistenti, dirigenza, che ci dà un augurio di buona stagione e guarda, dice: signor Oronzo Cana, sei venuto in America non a fare le figurette, quindi andiamo. Le prime partite io, ragazzi, non me le vado a giocare, ma le vado a simulare. La prima partita della stagione contro il Veracruz, partita del girone, ed andiamo a vedere cosa succede. Dai, ragazzi, su. Partiti in questo momento dai Los Angeles Galaxy con un 4-1-2-1-2, subito Zlatanone Ibrahimovic nazionale, 1-0, Los Angeles in vantaggio. Attenzione, non è finita, quasi fine primo tempo. Eccolo qua, finito primo tempo, siamo al adesso al 55esimo. Dai, ragazzi, forza, non cerchiamo di non prendere gol, anzi raddoppiamo ancora Zlatanone Ibrahimovic, che, ragazzi, si conferma ancora di più fondamentale per questa squadra. Sarà una stagione dove il nostro Zlatanone lo dovremo tenere e coccolare. Quindi prima partita vinta, siamo a punteggio pieno con gli Unam, l'altra squadra degli Orzacchiotti. Allora andiamo a vedere, non c'è niente, quindi abbiamo un budget trasferimenti di 28 milioni che potrebbe aumentare a seconda se facciamo buoni risultati in questo torneo. Quindi io direi di andarci a vedere come va la squadra, che cosa succede. Siamo al 90esimo minuto, finita 1-1, niente di fatto, va bene, un punticino, meglio che la sconfitta, ci sta. Siamo a 4 punti insieme all'Unam, quindi dovremmo essere a regola passati. A parte, abbiamo lo scontro diretto, quindi guardiamo marcatori. Zlatan Ibrahimovic è primo insieme a Sio, buona partenza per quanto riguarda Zlatanone nazionale. Andiamo a vedere come sono messi, perché qui mi sa che sono messi un pochino male. Sì, direi che non è che abbiano molta stamina i giocatori. Alessandrini lo metto al posto di Alvarez, che non è proprio un attaccante, e mettiamo magari un centrocampista a sostegno degli altri. Proviamo questo Juninho, che è basso, però più o meno è come Alvarez di overall, quindi possiamo provarlo. Andiamo a fare la prossima simulazione, non c'è la possibilità di allenare nessuno, quindi io direi di andare e giocare la partita con l'Unam. Quindi siamo prima contro prima nel girone, via ragazzi, partiamo, riscaldamento giocatori e possiamo partire con il game. Dai, ragazzi, subito Alessandrini messo davanti e purga l'Unam, gli Orzacchiotti volanti, quindi dai, 1-0, ci sta. Intanto Alessandrini ammonito, Steres per noi, per i Los Angeles, attenzione, infortunato, non ci voleva. Secondo gol di Alessandrini, doppietta per il francese, bellissima, qui ci sta. Attenzione, siamo quasi a fine partita, manca 10 minuti, sperando di non prendere gol e non riaprono la partita. Niente, 3-0, gol di Dos Santos all'82esimo e finisce la partita con la netta vittoria dei Los Angeles. Quindi direi, ragazzi, che non c'è stata storia. Andiamo a vedere cosa è successo e soprattutto se il giocatore è infortunato. Risolviamo da noi e guardiamo chi è. Se non ho capito male dovrebbe essere Dos Santos, che era infortunato. No, non era, era Steres, ecco, mi ricordavo c'era la S, era Steres, che dovrà essere sostituito. Ce l'abbiamo qualche difensore centrale, poi dovremmo fare la sessione di mercato apposta. Per il momento siamo anche sopra, vedete, dalle finanze sopra con il budget. Andiamo a mettere l'allenamento prossimo e simulo tutto, perché è meglio sempre avere più o meno una sessione sicura e perlomeno all'inizio sempre quella. Andiamo a simulare la prossima partita e appunto sono i quarti di finale contro il Necaxa. Dai, guardiamo un po' se riusciamo a fare una buona partita. Dai, ragazzi, su, è importante, proviamoci. Proviamo ad andare avanti. Zlatanone Ibrahimovic all'ottavo minuto, subito porta in vantaggio i Los Angeles. Attenzione, Gonzalez però pareggia per il Necaxa, mamma mia, e non va bene. Guardiamo un po', attenzione, Alvarez, dai, 2-1, ragazzi, teniamo, è al 70esimo. Teniamo un po', guardiamo di riuscire a portare avanti questa partita, però ci pareggiano. Perdiamo ai rigori? No, non ci credo, abbiamo perso ai rigori. Ci sono rimasto male, ragazzi, sapete. Abbiamo perso ai rigori così, malamente, 5-4.
però comunque abbiamo preso ancora un extra budget di 500.000 euro, quindi direi che non è andata malissimo, però io sinceramente puntavo a questo titolo, quindi c'è molto da lavorare, non va bene. Andiamo a vedere intanto il calendario, la prossima partita che ci sarà dopo il precampionato andato un po' così e così contro i Portland Timbers, in casa contro i Portland, e dopodiché ci sarà l'altra partita, la seconda in trasferta contro i New York City. Questo episodio guardiamo un attimino se lo finiamo con una vittoria ed andiamo a giocarci la prima partita della stagione. Ragazzi, siamo arrivati a inizio stagione, gli allenamenti per il momento non le facciamo perché non ce le richiedono. Andiamo con questa squadra, non andiamo a modificare nessuno se non magari a mettere un po' la formazione migliore in campo, che è la nostra, quella che abbiamo messo per ultima. Prima partita della stagione, ragazzi, al StubHub Center di Los Angeles. Eccoci qua. Intanto qui è la squadra di Oronzo Cana. Vediamo un 4-1-2-1-2 stretto con appunto Ibra e Alessandrini davanti e Antuna dietro le punte, Dos Santos e Juninho e Kitchen. Quindi il centrocampo è questo, i difensori centrali Gonzalez e Romney. I Portland Timbers invece rispondono con Attinella, Moreira, Dielna, Mabiala, Moreira, Villafana, Sciarà, Paredes, Polo, Valeri, Blanco e Fernandes. Ragazzi, siamo pronti. Dai, andiamo a prenderci questa partita. E attenzione, Ibrahimovic per Alessandrini, è da solo, non può fare niente. Ancora chiede il sostegno di Zlatan. Antuna per Alessandrini, si gira di destro, prova il tiro, ma il difensore centrale con la gambina destra, mi sembra, la mette in calcio d'angolo. Eh sì, c'è stato un tocco, una deviazione. Vediamo un po' se riusciamo a provare a fare questo schema. Guardiamo se riesce, non riesce. Bravissimi qui Inverts a chiudere. Attenzione qui, un disimpegno sbagliato. Alessandrini per Ibra. Ibra prova il tiro, Attinella però c'è e risponde presente. Dai, Zlatanone, buttala dentro. Crossiamo nel mezzo a vedere se Zlatanone si fa sentire. Colpo di testa di Romney. Non era Zlatan, aveva anticipato tutti. Però è andata alta e quindi niente di fatto, si rimane ancora sullo 0-0, siamo al 23esimo. Attenzione ancora, bravissimo Dos Santos, che si è fatto male, si è fatto male qualcuno che si era fermato, non avevo visto chi. Dai, ancora Juninho, sei sulla sinistra da solo, prova a chiamare un tuo compagno. Bravissimo qui, bellissima azione! E c'è il vantaggio dei Los Angeles Galaxy, proprio con lui, l'uomo della provvidenza, messo lì per caso, Roman Alessandrini. 1-0 ragazzi, bellissima azione, credo che si sia fatto male prima Ibrahimovic, non vorrei dire una cavolata, spero veramente di no. Ah no, è Kitchen che si è fatto male, va bene, lo sostituiamo, vai, non vorrei che poi si facesse male e peggiorasse ancora di più, visto che per il momento non abbiamo una rosa molto molto folta. Primo gol e 1-0, Alessandrini porta in vantaggio i Galaxy. Comunque i Timbers sono una squadra ostica, sono una squadra che sanno dal canto loro essere pericolosi sempre. E poi ecco come adesso, attenzione qui, tiro molto pericoloso, bravissimo Bingham a rispondere presente. Fortunatamente era stato lasciato tutto solo. Anche qui, attenzione, una serie di rimpalli, batti e ribatti e Blanco segna. Mamma mia però, che brutto gol di Blanco. Una serie di batti e ribatti, qui la difesa dorme, ha dormito la nostra difesa. E quindi portiere con il tocco di piede, ma viene anticipato poi da Blanco che di testa ribadisce in rete. Quindi punteggio in parità, siamo 1-1 e al 45esimo sicuramente Oronzo Cana gli avrà fatto un discorso, sicuramente conoscendo Oronzo Cana avrà fatto un discorso ai suoi nello spogliatoio. Sembra che ci sia bisogno di forze fresche,
che qui siamo un pochino messi male a livello di fisico. Attenzione, Ibra per Antuna. Antuna ancora scambia con Alessandrini, che in un primo momento sembrava voler tirare, poi dopo Ibra finta, attenzione, non c'è nessuno, si fa vedere poi Dos Santos ancora per Ibra, prova il tiro, rimpallo fortunatissimo qui Alessandrini, che non si fa, non perdona. 2-1 Los Angeles Galaxy, tanta roba, fortunata qui la squadra di Oronzo Cana, ma era stata fortunata anche la squadra verde-gialla alla fine quasi del primo tempo con il pareggio di Blanco, e qui diciamo si riequilibra un po' il tutto con Alessandrini che di destro con il piattone mette dentro per il 2-1 Los Angeles. Vediamo un attimino sperando di resistere il più possibile, attenzione qui disimpegno sbagliato, qui c'è il pressing dei Portland Timbers che sicuramente cercheranno dal canto loro, qui disimpegno sbagliato ancora della difesa, non c'è passaggio, però non si può passare un pallone perché non c'è passaggio per la difesa, e sicuramente Oronzo Cana e il suo staff cercherà di fare tutto per provare a mettere alla corte dei Los Angeles Galaxy una squadra competitiva, perché già il primo anno vogliamo essere competitivi, vogliamo cercare perlomeno di fare un buon campionato, magari non vincere subito. Attenzione, tiro pericolosissimo di Corona che sembrava destinato sul secondo palo, ma niente di fatto, non va. Corona può fare solo il fotografo, ragazzi, il paparazzo non può andare a giocare a calcio. Mancano 8 minuti più recupero, attenzione ancora qui di Lena sulla sinistra per Villafana, serie di scambi con il proprio compagno, la palla va a Flores, ancora Blanco, l'autore della rete dei Portland Timbers che aveva portato appunto i giallo-verdi a riconquistare in un primo momento e a ritrovare la parità nella partita. Esci Bingman, esci, attenzione maledetto con questo cross, abbiamo rischiato, ora siamo tutti dietro, siamo anche stanchi. Attenzione Gonzales ancora una volta mette fuori, ora c'è i Timbers che attaccano tutto per tutto, ovviamente loro sono in, hanno il momentum a favore, qui rischia tantissimo ancora la difesa, ancora rischiamo. Valeri pericolosissimo, lo sapete, buttiamo via la palla ragazzi, non la teniamo lì. 92esimo scoccato, ora può fischiare, fischia la fine e i Los Angeles Galaxy arrivano alla prima vittoria stagionale grazie direi a Alessandrini e a un po' di fortuna. È stata una partita molto molto difficile, visto che loro sono una delle migliori squadre a livello di MLS, quindi diciamo che non è per niente male. Ragazzi, questa è la rosa, ditemi voi dai commenti qui sotto chi c'è da modificare e chi cambiereste voi con questi giocatori, magari segnalatemi anche qualche giovane interessante. Vi faccio vedere le finanze, eccole qua, e il budget appunto è di 32 milioni, quasi 33. Ci interessano un attaccante, un centrocampista, proprio centrocampista, né offensivo né difensivo, ma un CC, e un difensore centrale. Questi sono i tre giocatori che dobbiamo andare a cercare, visto che il mercato e le sessioni sono ancora aperte. Ragazzi, mi raccomando, vi invito a spolliciare. Intanto, guardate, vado alla mia schermata. Vi ringrazio. Vi invito a seguirci sia su Twitch, primo link in descrizione, se volete vi è piaciuto il video lasciate un bel pollicione che non fa mai male, iscrivetevi se siete nuovi, vi mando un bacione, un abbraccione e grazie per essere stati con noi. Bella a tutti ragazzi!